Ok, siamo qui finalmente con i Lunacy in questa fantastica cornice dovuta al casino che stanno facendo i Varg. È intima, sì, è artistica, è suggestiva. Innanzitutto parliamo un po' dei Lunacy, che hanno una storia lunga, comunque comincia nel lontano 97, se non sbaglio. Sì, esatto. Beh, la classica storia probabilmente di molte band, nel senso mi trovo con un amico, mettiamo giù delle idee, capiamo che c'è qualcosa di importante da sviluppare e da lì creiamo un gruppo vero e proprio. Quindi io inizialmente nasco come compositore, l'amico che era l'ex chitarrista di Lunacy, Enomis, scriviamo qualche pezzo, incidiamo un demo, per l'incisione ci avvaliamo di supporto di un batterista e di un bassista, da lì parte poi tutta la storia della band, nel senso che comunque all'inizio venendo tutti i componenti, venendo da gruppi e progetti personali, lo facevano per ritrovarsi in compagnia, per condividere della buona musica a nostro avviso. Alla fine questo progetto diventa più importante, diventa prioritario rispetto a tutto il resto che si sta facendo, e da lì nasce qua. Il demo ci porta a un contratto, a un disco vero e proprio che esce inciso nel 99 ma esce alla fine del 2000, che è The Void, e siamo qua. Adesso dopo 4 dischi, qualche tour in giro per il mondo, siamo qua. Allora niente, parliamo un po' del, dopo aver parlato un po' degli inizi, parliamo del presente. Cioè, voi avete appena subito un cambio di formazione abbastanza, cioè non abbastanza, molto pesante, per non dire quasi totale, per cui cioè, come ha influito questo sul... Beh, assolutamente ha influito, ma influire vuol dire peggiorare, al contrario, a mio avviso oggi siamo una vera e propria band, non che prima non lo eravamo, però nel corso degli anni gli avvenimenti, i problemi personali si sono un po' accavallati. Premetto che comunque tenere sempre alta la bandiera nel nostro genere, soprattutto in Italia, ma non per parlare male del mio paese, assolutamente, però a livello di metal è molto difficile rimanere sul pezzo, come ci suol dire, e quindi delle volte ti vengono meno delle forze. Quando ti vengono meno le forze, poi all'interno della band si creano dei malumori che portano la band stessa a finire. Però per me Lunacy non è solo una band, ma è una regola di vita, sempre tra virgolette, comunque dove tutti conforti tra le tue passioni, tra le tue esigenze di essere te stesso. E vedendo che agli altri questo era venuto meno, io non potevo far finire Lunacy per la scelta di altri, e quindi ho voluto continuare, e da lì il cambio totale della band. E quindi siamo arrivati ai tempi moderni, cioè in cui siamo qui a suonare al Dozo Folk, gran bella esperienza. Domani partiamo tra un tour di 7 date in Russia, nelle città più importanti. Per chi conosce la storia della band, comunque non è una novità che io ho una passione sfrenata per quella terra, ho dedicato praticamente quasi tutti gli album alla madre Russia, dagli scrittori alla storia, periodo bellico, e quindi partire per questo tour è anche un premio.
Vabbè, cambiamo un po' argomento, parliamo un po' di Weaver of Forgotten, che è un album ispirato, diciamo, alla memoria dei defunti. Sì. Come... perché? Come vi è venuta questa idea? Ma guarda, questa qua in realtà non è un'idea che nasce per dire voglio fare un concept, a cosa penso, mi invento una storia. Alla fine questa è una cosa un po' che mi accompagna da quando sono ragazzino, nel senso che ho sempre pensato ai defunti, ma non inteso come presenze o come spiriti, proprio ci sono delle persone nella mia vita veramente importanti che per vecchiaia, per cose improvvise sono venute a mancare. Persone che magari mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato a essere la persona che sono, nel bene e nel male ovviamente. E tutti i giorni io alla fine dedico un piccolo pensiero a loro, ma non è un piccolo pensiero nel senso che mi fermo e penso a loro. Esatto. È una cosa che mi accompagna. E poi penso, oltre alle persone che io conoscevo e che sono mancate, anche le grandi persone della storia comunque che ci hanno insegnato con i loro esempi e che molto spesso ci mancano, ma non ti parlo di eroi, ti parlo proprio di persone, anche un buon regista piuttosto che un buon scrittore, ed è bello ricordarle. Loro ho fatto questa dedica in maniera del tutto emotiva, senza tirare fuori né là di là per chi ci crede o per o altre cose, insomma, spirituali. Una dedica, e ho trovato molta soddisfazione, devo dire, in questo. Fa piacere un po' a tutti. Ma parliamo un attimino quindi del vostro sound, che è un death però molto particolare, che definito dramatic in qualche modo. Come fate a mischiare, diciamo, un approccio sinfonico con il groove e pesante comunque, che in qualche modo? Ma qua sicuramente Alessandro mi può dare una mano, perché diciamo che io a livello di composizione mi dedico principalmente a ciò che deve essere il pathos del pezzo. Per me una canzone deve suonare. Io ho la fortuna di essere una persona che è affamata di voglia di sorprendere, per quanto io riesca a farlo, ovviamente è sempre soggettivo. Poi però rimetto tutto ai ragazzi nel momento della composizione. Diciamo che l'ultimo disco ha subito un processo di scrittura differente, diciamo, rispetto ai dischi precedenti, da quello che posso sentire non avendoli composti. Alzo di più la voce, sì, ma questo è il mio volume. Lo so, però mi spiace. No, nel senso, non avendo, non essendo stato parte della composizione dei dischi precedenti, posso solo capire come si è potuto lavorare, quindi quel tipo di procedura, e quindi linee sinfoniche oppure arie vocali su cui poi è stato composto ogni singolo riff, ogni struttura armonica. Invece per questo disco è stato fatto un lavoro abbastanza differente, nel senso che c'erano delle linee melodiche precise da rispettare, quindi scrivere i riff proprio in base è una, no? Alla fine secondo me è una sfida, perché è un disco senza riff. I primi tre dischi si basano sui riff, questo è un disco invece che gira sul... Sì, molto etereo, molto largo, molto... Esatto. Che respira, insomma. E ovviamente è una sfida, perché è indubbio che crei uno stacco netto. Aspettiamo i chopper. Poi con queste moto il mio volume di voce sì, esatto, si risente ulteriormente. Già con i Varg. Adesso devono
scaldarle anche. Certo. Poi manderemo avanti veloci. Piccolo extra. Eravamo rimasti al... La sfida, poi è chiaro che è bella la sfida perché comunque ti prepara tutto, cioè tu nel momento in cui abbandoni una cosa per buttarti su una cosa nuova, è una cosa che comunque fa bene, la band, cioè al di là poi della critica che può arrivare, più bello, più brutto, uno stacco, non eravamo preparati, cioè tante cose, però all'interno della band comunque fa bene perché te ti rimetti in gioco, poi questo ti dà un'esperienza e quindi nel disco dopo, in base all'esperienza di una cosa così, valuterai cos'è meglio fare, se riproporre questa cosa, ma mai per una questione di mercato, ma proprio per quello che ti senti te, perché abbiamo la grandissima fortuna comunque di essere una band underground e quindi possiamo permetterci di fare quel cazzo che volete sostanzialmente. Vabbè, niente, non so, progetti futuri ne avete? C'è qualcosa? Stiamo lavorando a dei nuovi pezzi, sicuramente questo tour russo ci darà degli spunti, infatti le idee, qualcosa è già stato scritto, sicuramente al nostro ritorno queste idee cominceranno a prendere anche una forma e quindi sicuramente al lavoro ci si deve qualcosa di nuovo prima della fine dell'anno. Niente, io di solito a questo punto, quando finisco il foglietto, mi rimane un po' di spazio libero se volete dire qualcosa, ringraziare qualcuno, quello che volete. Ma guarda, anzitutto ringrazio te, ringrazio... Grazie perché non lo fanno tutti. Perché comunque è sempre un'ottima possibilità per arrivare anche chi non può essere sempre presente e quindi sono la mediaticità, non facciamo gli alternativi solo perché facciamo metal, cioè essere mediatici e arrivare a più persone, questo fa bene a tutti, fa bene anche alla band underground e quindi sono... Venite ai concerti. Esatto. E quindi sono possibilità che ci vengono regalate, noi le accettiamo sempre con grande entusiasmo. Quello che posso dire come band, per chi non ci conosce, comunque di fare un giro sui nostri siti, sui nostri contatti, farsi un'idea e giudicare poi quello che è stato fatto in tutti questi anni. È comunque una cosa che al di là che ti piace o meno, sicuramente ti darà uno spunto per riflettere su quello che si vuole. Prendo la parola solo per ricordare, visto che hai parlato di progetti futuri, che è in preparazione un DVD del concerto che abbiamo fatto a Città del Messico a marzo. Verrà quanto prima finito e distribuito in Italia e in Messico. Questione di anche un po' di etichetta, di regole di scuderia che comunque ci devono essere, verso la fine dell'anno ci sarà questa uscita di questo DVD. È anche bello perché dopo comunque 15 anni di attività, un bel DVD live in una location con un pubblico così, è una bella cosa. Va bene, allora niente, direi buona serata, io grazie, chiudiamo qui. Buonanotte. E niente. Bene. Ciao.